Allora, signori, è ancora una volta lunedì, ci siamo già ritrovati questa mattina per analizzare un pochettino quelle che erano le mie considerazioni più a caldo e adesso invece dobbiamo parlare per forza di cosa dei singoli. Vi dico subito che su Allegri non voglio spendere tante parole per un motivo, ho in mente di fare un secondo contenuto, non ho capito se nella giornata di oggi o se è necessario lasciare un po' sbollire alcune situazioni e trovarci nella giornata di domani. Ad ogni modo, restate sintonizzati su questo canale, effettuate l'iscrizione, attivate la campanella, vi arriverà ovviamente la notifica, perché ci sono alcune cose che non mi piacciono, eh? Ci sono alcune cose che vanno messe ben in chiaro e bisogna parlarci proprio seriamente, chiaramente, da uomo a uomo, anche se dall'altra parte c'è uno schermo, anche se dall'altra parte magari c'è una ragazza, dobbiamo parlarci guardandoci nelle palle degli occhi. Questa mattina ci siamo appunto trovati con questo contenuto alle ore 7, è andato molto bene, per questo vi ringrazio, andrà implementato con altre cose che ci sono da dire, assolutamente, e vanno dette. Allegri, voto 5, partendo da questo presupposto. Non mi è piaciuta assolutamente la Juventus, non mi è piaciuta come è stata presentata la gara, come è stata preparata la gara, non mi è piaciuto il risultato, quindi quando non ti piace né risultato né prestazione e quando la squadra non va a seguire quelle che dovrebbero essere le indicazioni più adeguate per raggiungere la vittoria, per me l'allenatore è il principale colpevole, qualcuno può parlarmi anche dei calciatori, andremo ad analizzare anche i calciatori. Ma non si può non dire che l'allenatore, purtroppo, questa partita l'ha preparata male e quindi si becca un 5 tondo tondo in pagella, la prima bocciatura dell'anno per un pareggio in casa 1-1 con il Bologna. Ripeto, non sto a dilungarmi troppo perché voglio fare un video apposito su questa situazione. Perin, voto 6 e mezzo. Credo che abbia salvato la Juventus in un paio di occasioni, il Bologna si è presentato con regolarità nella nostra area di rigore, non è la cosa che sogna il tifoso della Juventus, cioè andare a vedere una partita in casa contro il Bologna, vedere il Bologna che nel primo tempo fa l'assedio, e meno male che Perin ci ha messo i guantoni in più di un'occasione. Noi sui portieri dobbiamo veramente ritenerci fortunati perché tra Szczęsny e Perin, chiunque tu vada a mettere, la prestazione arriva. 6 e mezzo per Mattia. Voto 5 a Bremer, non mi è piaciuto. Si è fatto veramente dominare da Zirkzee proprio in più di un'occasione. Abbiamo visto che continuava a perderselo, non si può non marcare a uomo, non si può fare quella scivolata sempre su Zirkzee e andarci così molle, tanto che il giocatore, l'attaccante del Bologna, rimane in possesso di palla e va a attaccare la porta. Non si può prendere un gol in compagnia del suo compagno di merende, Alexandro, in cui vanno a falciarsi entrambi, rimangono entrambi per terra, con il Bologna che indisturbato va a attaccare l'area di rigore. Non si possono sbagliare sempre 2000 palloni come quelli di Alexandro, non ci possono essere questi errori di disattenzione e se proprio vogliamo parlare di Allegri, non si può ancora una volta ragionare con Alexandro titolare per due partite su due nel 2023-2024, con Gatti che guarda in panchina con 0 minuti fatti, con Rugani che è addirittura meglio di Alexandro e con Huijsen che ha sicuramente un futuro davanti e non viene praticamente mai impegnato. Queste sono scelte, queste sono scelte. Mi potete dire quello che volete, Alexandro è mancino e allora. E questo, allora, dato che è mancino, è più logico far giocare lui piuttosto che un altro giocatore che potrebbe fare meno danni? Alexandro è un giocatore dannoso per la Juventus dal punto di vista economico, perché è stato fatto un rinnovo automatico a 6 milioni all'anno e sono cifre che non esistono, sia dal punto di vista tecnico, perché è un giocatore che non porta a casa la pagnotta. E chi decide che giochi Alexandro? Lo decido io? No, non lo decido io. Decide l'allenatore. E se Alexandro è ancora qui è perché l'anno scorso è stato fatto giocare tanto e qualcuno potrà dire sì, allora se è stato fatto giocare è perché l'allenatore deve mettere la squadra migliore in campo. Abbiamo visto che con Gatti la squadra è decisamente migliore. Gatti non è un fenomeno, attenzione, partendo da questo presupposto, non è un fenomeno Gatti, non lo è, assolutamente no, ma è meglio di Alexandro, è più presentabile di Alexandro, perché Danilo a sinistra comunque gioca bene, anche se non è mancino. E poi io, quant'è che vi dico che l'acquisto che doveva fare la Juventus principalmente era un braccetto di sinistra? Qualcuno potrà dire, ma con il rinnovo di Alexandro non ce lo siamo potuti permettere. Appunto. Appunto. Chi è che ha fatto giocare Alexandro l'anno scorso? Perché Alexandro ancora la Juventus? E perché Alexandro che ancora la Juventus che non doveva essere rinnovato è addirittura titolare?
Non mi sono piaciuti questi due brasiliani, per niente. Mi è piaciuto questo signore qua invece, si becca 7. Perché questo qua, oltre a fare la partita dentro il campo, fa la partita qui dentro, ti tira su l'asticella a tutti. Danilo nel primo tempo è stato l'unico giocatore di movimento a meritare la sufficienza, l'unico, non ce n'era nessun altro in campo dei 10 in movimento. Questo qui è l'unico che ha tenuto sempre a concentrazione alta. Oh, ma imparare da questo ragazzo qua, ma imparare veramente, prendere spunto tutti, perché questo qui è in grado di migliorarvi tutti. Dovete prendere esempio da Danilo. Voto 7. Voto 5 e mezzo UEA, troppo timido. UEA non è un giocatore che può prendere palla e saltare l'uomo come Cuadrado, non è tecnicamente forte come Cuadrado, ma atleticamente a oggi gli dà 2-0. E se lui muove alla palla in velocità, ed è questo che deve dire l'allenatore, questo che deve fare l'allenatore, questo che deve migliorare l'allenatore, ma non possiamo sentirlo dopo 2 anni, bisogna migliorare. Quando è che miglioreremo? Bisogna migliorare, sì, quando è che arriveremo ad essere migliorati? Dopo quante altre stagioni? Quante altre stagioni servono per concludere questi miglioramenti che stiamo continuando a sentire, che continuiamo a dire, perché devono esserci, quando arriveranno? Ah, perché a forza di aspettare i peli della barba mi diventano bianchi, eh? Perché poi alla fine bisogna migliorare, però abbiamo cambiato i giocatori, che quest'anno abbiamo cambiati due ne abbiamo cambiati quest'anno. Allora, se ogni volta che finisce l'anno significa che si resetta tutto quello che si è fatto l'anno scorso perché cambiano due giocatori, allora a me non pare che si sia arrivati a un livello tale da dire: ah, siamo arrivati al nostro massimo alla fine della passata stagione, quindi adesso resettiamo ripartendo da capo. UEA deve avere spazio, campo di fronte, deve prenderselo, deve andare a prenderselo, bisogna muovere la palla più velocemente. Se muove la palla 2 km orari, a partire dalla fase di impostazione, a partire da Bremer e Locatelli, che sono i primi due che hanno il compito di avviare l'azione da dietro, a UEA non arriverà mai nessun pallone giocabile. Si becca 5 e mezzo. Fagioli 5, non ha fatto una buona partita Fagioli. Nel secondo tempo anche ci ha battato il tiro. Io credo che il centrocampo della Juve ieri abbia fatto una partita terrificante. Sono tutti e tre da 5. Tutti e tre da 5, per un motivo o per un altro. Fagioli mi sembra terribilmente indietro a livello di condizione. Ha saltato praticamente la preparazione, ha lavorato in maniera individuale. Forse un po' ambizioso anche metterlo titolare. Io stesso avrei messo titolare Fagioli, perché Fagioli è il titolare. Però dal punto di vista fisico mi sembra un po' indietro. Un pochino indietro. E non ha fatto una buona partita. Locatelli è stato probabilmente il peggiore del centrocampo della Juve. Probabilmente si dovrebbe beccare anche meno di 5. Forse anche 4 e mezzo potrebbe essere la valutazione di Locatelli. Secondo me è stato il peggiore in campo nella Juve Locatelli. Però anche qua, com'è possibile che Locatelli sia stato in campo per 80 minuti? Cioè, i cambi, le sostituzioni. Oh, ma ragazzi, ma le sostituzioni, ma vengono dall'allenatore. Ma perché Nicolussi Caviglia deve stare in panchina a guardarsi la partita e farsi 0 minuti con Locatelli che ha fatto una partita del genere così? Ma ci voglia andare una svegliata, sì o no? Perché io ve lo ripeto ancora una volta, Locatelli non è un regista. Io non sono qui a dirvi che Locatelli deve andare in campo e fare le sventagliate alla Pirlo e farmi 10 assist in un campionato e 3 gol su punizione. Però la fase di impostazione me la deve fare. Perché non serve essere registi per impostare, eh? Sono due concetti diversi. Locatelli non può continuare a farmi 5 tocchi prima di scaricare il pallone in quella zona di campo. Se continuiamo a fare 5 tocchi sempre, allora facciamo sempre solo delle partite come l'anno scorso, sulla difensiva, in cui nell'impostazione ce ne freghiamo, l'importante è andare a fare la lotta, e questo la fa benissimo. Oh, non possiamo più continuare così. Locatelli lo può fare, partendo da questo presupposto, perché Sassuolo con De Zerbi lo faceva, giocava la palla molto più velocemente. E se Locatelli si è messo a giocare la palla a 5 tocchi è perché gli è stato chiesto di giocare a 5 tocchi. Perché io continuo a sentire che la Juve deve velocizzare la manovra. In allenamento la proviamo questa cosa o bisogna dirlo e sono compiti a casa? Perché se poi sento gli allenatori, ieri Landucci, che mi dice bisogna velocizzare la manovra, beh, però bisogna provarlo allora in allenamento, bisogna lavorarci, bisogna allenarsi. Perché non scende lo Spirito Santo e ti velocizza la manovra. Non è che il giocatore ascolta l'intervista, arrivano a casa e si mettono in giardino col pallone a velocizzare la manovra, a fare degli esercizi tecnici. Bisogna farlo quando ci si trova, la continuassa a fare allenamento. Bisogna lavorare per far arrivare le cose. Senza dire bisogna migliorare e poi miglioreremo e arriveremo. Oh, ma quanto altro ci vuole per migliorare? Ma stiamo scherzando o stiamo dicendo davvero? 2 anni completi, questo è l'inizio del terzo.
E le stesse frasi, le stesse giustificazioni? Devo anche sentire Allegri che si arrabbia con l'arbitro? Perché questa è la ricostruzione di Gazzetta e Tutto Sport di oggi. Che Allegri si è arrabbiato anche con l'arbitro, si è arrabbiato col Bologna. Cosa vogliono, che c'erano due rigori per noi? Oh, ma iniziamo a pensare che la squadra va in campo e sembra sempre la provinciale. Sempre. E non funziona, non è un calcio efficace. A me non me ne frega niente di giocare bene, mi importa che il calcio che si giochi sia efficace, che arrivi a portare risultati, e che se non arrivino i risultati ci si metta in dubbio di dire: oh, ma cosa sta funzionando e cosa sta andando male? C'erano sempre i giocatori che sbagliano, sempre loro? Locatelli 5, peggiore in campo, perfetto. Però perché Locatelli non mi rende bene? Perché Locatelli della Juve non mi sembra neanche lontanamente Locatelli di Sassuolo? Perché dopo 2 anni è il terzo che inizia adesso? Perché? Perché prima giocava 2 tocchi e adesso gioca 10? Sempre, sempre. Rabiot è stato uno dei peggiori in campo. Secondo me ha rischiato anche di farsi buttare fuori in più di un'occasione. Nervoso. Anche lui, la preparazione se l'è fatta alla Continassa, non si è fatto la tournée. Bisogna capire, ieri Landucci ha parlato di carichi di lavoro. Boh, perché se questa squadra deve correre, a me ieri non è sembrata una squadra che ha corso bene, eh? Magari ha corso, non ho verificato i dati, sono sincero, non ho verificato i dati, non ho guardato quanti chilometri ha corso la Juve, può averne corsi anche 12.000, ma li ha corsi male, perché non c'era assolutamente l'idea di come andare a prendere gli avversari, è stata preparata male da questo punto di vista, sulle uscite, sui difensori avversari. Se il pressing alto deve diventare la nostra strada per arrivare, allora bisogna farlo bene, non alla CDC. Cambiaso 5 e mezzo, perché Cambiaso non mi viene più a giocare dentro il campo, che è l'unico in grado di darmi tempi di gioco, è quello che mi fa accelerare la manovra quando ce n'è bisogno. Cambiaso sull'esterno è una cosa, Cambiaso dentro il campo che palleggia è un'altra. È inutile girarci intorno. Allora, perché Cambiaso oggi non mi va a giocare dentro il campo? Perché Thiago Motta mi ha messo in difficoltà, fa lo stesso. Io devo insistere sulle mie caratteristiche, sulle mie capacità. Perché non hai né annullato il gioco del Bologna, perché il Bologna ha giocato una partita meravigliosa nel primo tempo, né contribuito ad aumentare il tuo. Non hai fatto niente, hai fatto una via di mezzo, hai fatto male tutte e due le cose. Chiesa 5 e mezzo. Se Cambiaso non viene a giocare dentro il campo e Chiesa non si allarga, non siamo in grado di far male. L'abbiamo fatto per 10 minuti su 90. I primi 10 minuti del secondo tempo. E lì sono iniziate ad arrivare delle occasioni, perché Chiesa puntava l'uomo e metteva i palloni dentro. Abbiamo fatto per 10 minuti, poi basta. Poi addirittura li abbiamo sostituiti. Nel primo tempo mai. Nel secondo tempo 10 minuti e poi li abbiamo sostituiti. Sono stanchi? Certo che sono stanchi. Allora perché non ci abbiamo provato nel primo tempo, quando erano freschi? Perché il Bologna batte il calcio d'inizio, batte il calcio d'inizio. Noi andiamo subito a pressare, per far capire che vogliamo fare quella partita lì. E poi duriamo 5 minuti, poi basta, non lo facciamo più. Perché? Perché è stato chiesto di smettere di fare questa cosa. E perché Cambiaso non è mai andato dentro il campo nel primo tempo? Perché? Per quale motivo? Perché Chiesa è dovuto rimanere dentro il campo, che fa più fatica dentro il campo? Perché? Perché tutte queste cose? Davvero perché? Non ditemi perché la voleva preparare così. Perché se si voleva preparare così si è preparata male. Se non si sono fatte queste cose per una ragione tattica, è stato sbagliato. Voto 7 a Dusan Vlahovic. 2 palloni toccati, 2 gol. Poi non è Karim Benzema, quindi non riesce a raccordare il gioco come Karim Benzema. Ce ne faremo una ragione. Abbiamo un attaccante con quelle caratteristiche lì, cioè che quando arriva il pallone in area fa gol. Dobbiamo sfruttarlo per quello che è. È un giocatore a cui bisogna portare il pallone. Non lanciare il pallone e basta da dietro. Non lanciarglielo da dietro e dire vai a destra, vai a sinistra, mettilo giù, lotta con l'avversario, spalla la porta e poi facci salire. Non è in grado di fare questo Vlahovic. Può anche fare questo in alcuni momenti della partita, quando c'è da riposare, quando c'è da far salire la squadra, farla respirare, te lo può fare. Se diventa l'unico modo di fare il pallone a Vlahovic, non va bene, perché glielo diamo 2 volte, fatto bene, una sponda di Bremer, un cross di Link, facciamo 2 gol. Su 4 gol segnati dalla Juventus in questa stagione, 2 reti di Vlahovic, una Bologna e un Udinese, con anche i gol annullati, un assist per Federico Chiesa.
E anche il gol di Rabiot in realtà nasce da una sponda di Vlahovic dentro il campo. Però limitiamoci a 3 gol su 4. Abbiamo avuto il coraggio di mettere in dubbio questo qui, eh? Questo signore qui, abbiamo avuto il coraggio di metterlo in dubbio e stare tutta estate a dire andrebbe ceduto per motivi di bilancio. Prime 2 partite, 4 gol, 3 volte lo zampino di Dusan Vlahovic. Voto 7. Ealing Junior, voto 6 perché è la media, perché viene portato su dall'assist, ma per tutto il resto è stato un disastro, eh? Cioè, mi è venuto in mente adesso che Alexandro a un certo punto si è saltato da solo e ha perso palla, invece Ealing è scivolato, perché stavo pensando a quella zona di campo, quella roba lì, Alexandro si era saltato da solo. Ealing invece ha sbagliato tutto lo sbagliabile dal punto di vista tecnico. Non parliamo di quel discorso relativo al rigore del Bologna, e poi mette un gran pallone per Vlahovic. Quindi il 6 è perché c'è quell'assist lì. Ma per me Ealing in quel momento non doveva nemmeno essere in campo. Poi l'assist l'ha fatto, c'è niente da dire, si porta a casa il 6. Pogba voto 6, perché qualitativamente si vede che Paul ne ha più degli altri. Però sembra anche che abbia un frigorifero caricato sulle spalle. Un giocatore che sta andando pianissimo. Poi io nemmeno mi aspettavo di vederlo in campo, quindi sono già dei piccoli passi in avanti, però che tristezza, posso dire che tristezza, che amarezza, perché questo è un calciatore del quale io ero innamoratissimo. Le robe che mi ha fatto vedere Pogba in campo, secondo me nessun altro giocatore me le ha fatte vedere quelle robe lì, quel fisico, quella tecnica, quella fantasia, quella potenza. E vederlo che è così in difficoltà proprio dal punto di vista fisico, mi fa male, perché è un giocatore veramente che ho adorato, e sicuramente dal punto di vista tecnico qualcosa te lo aggiunge, anche i due allora te lo fa vedere, però quanto è macchinoso, signori, quanto è macchinoso. Poi c'è stato un certo punto che aveva una palla che il Pogba del primo ciclo a Juventus prende e tira, come in occasione del Napoli, primo gol che ha fatto col Napoli, e tira. Ieri ha voluto aprire, ha pure dosato male il passaggio, l'ha sbagliato. Cioè, proprio ti fa capire che il giocatore è purtroppo differente. Milik, voto 5,5, è entrato e non mi pare che abbia dato chissà che cosa. Si è messo lì a lottare. L'altra volta era stato richiesto a Milik di entrare a fare la mezzala, il centrocampista. Oggi siamo stati su quella falsa riga, anche perché a un certo punto abbiamo messo Milik e Vlahovic e abbiamo detto che andiamo semplicemente al cross, andiamo a buttare dei palloni dentro. Poi Vlahovic ha fatto quella girata lì che, ragazzi, è l'antologia del numero 9. Milik invece un po' meno appariscente, voto 5,5. Poi abbiamo Yıldız, che è entrato, non tantissime apparizioni, non tantissimo dentro il gioco, senza voto. McKenny pure senza voto, però vi devo dire la verità, McKenny mi è piaciuto di più dal punto di vista difensivo, dal punto di vista di un paio di incursioni. Quindi McKenny comunque non ha giocato tanti minuti, si becca il senza voto, però qualcosina ce l'ha fatto vedere. Grazie per aver guardato, scusate per questo sfogo, scusate se ho alzato la voce, scusate se mi arrabbio, ma se mi arrabbio perché ci tengo. E quest'anno non possiamo permetterci di fare delle brutte figure. Cioè, il rischio è troppo alto con una squadra del genere, che si è indebolita nei nomi, nella tecnica. Se non gli dai un approccio diverso in campo, prepariamoci al disastro. Cioè, non va ma al disastro che arrivi proprio fuori dalla Champions League, fuori anche dalla lotta alla Champions League. Cioè, arrivi decisamente meno di quarto se con questa squadra non decidi di fare delle cose diverse dall'anno scorso. Bisognerebbe arrivare negli spogliatoi incazzati e dire: santo Dio, con l'Udinese eravamo stati bravi, con l'Atalanta eravamo stati bravi, con Real Madrid eravamo stati bravi, perché non ho voluto proseguire con quella roba lì, cercando di migliorare anche il secondo tempo, non arrabbiandosi con la squadra dicendo c'erano 2 rigori per noi. Iniziamo a fare dell'autocritica, iniziamo a pensare che le cose non ci sono dovute. Se abbiamo vinto 1.000 milioni di titoli nella storia della Juve, nella storia personale di allenatori, non significa che le cose continueranno ad andare bene, non significa che i metodi di lavoro utilizzati in passato possano essere ugualmente efficaci, a maggior ragione se vediamo che degli approcci differenti riescono a tirar fuori il meglio da questi giocatori, e degli approcci come quelli degli ultimi 2 anni riescono soltanto a distruggere questa squadra, a tarpare le ali a questa squadra, a mettere in difficoltà i giocatori. Se non ci mettiamo nella testa che dobbiamo aiutare i giocatori a tirar fuori il meglio da loro, è finita, finisce malissimo, in tragedia. Un abbraccio, signori, buon pranzo, aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti,
E niente, poi ci vediamo con il prossimo video. Adesso decido quando farlo uscire. Sono molto, molto abbattuto. Molto arrabbiato. Molto arrabbiato.